Cari compagni di brigata, benvenuti o bentornati nel distretto 11. Oggi siamo qua per la nostra seconda parte del video Top Flop 2018 per parlare dei peggiori film di questa annata. Inizierei subito con il magnifico Natale a 5 stelle di Netflix, quella monnezza che ho già recensito e sinceramente già solamente a ripensarci qua mi sta partendo un embolo, quindi potete vedere tranquillamente la recensione dove lo flammo violentissimo. Che dire, c'era veramente bisogno di fare un cinepanettone targato Netflix? No! C'era veramente bisogno di riprendere gli stilemi del cinepanettone classico oggi nel 2018? No! Un film semplicemente imbarazzante che attenta alle tue capacità cognitive, e quindi non lo vedere, sinceramente non lo vedete, vi prego, è una merda totale e giustamente non poteva che essere altro. Mi scuso per il probabile sbalzo un attimo di inquadratura, ma la telecamera aveva un attimo finito le batterie, quindi c'è stato un lieve rimescolamento delle carte in corso, ma continuiamo con la nostra classifica dei peggiori film del 2018, con la seconda posizione che è Cosa fai a Capodanno, un film italiano in cui sinceramente riponevo delle speranze, facevo male ovviamente, non perché il film sia una monnezza assurda in tutto e per tutto, ma perché sinceramente porta avanti delle premesse che potevano essere molto interessanti, cioè fare un film ambientato a Capodanno che vuole essere di fatto una sorta di comedy, dark comedy noir, ok? In cui ci sono queste due persone che sono due ladri, Luca Argentero e la compagna, che sono dentro questa casa in cui abita una coppia di scambisti che ha organizzato appunto una serata scambista per la vigilia di Capodanno. E cosa succede? Si ritrovano che mentre stanno cercando la cassaforte arrivano gli invitati e quindi devono far finta di essere i proprietari di casa e quant'altro. Il tutto quindi prosegue in questa serie di equivoci che però sono gestiti almeno nella prima parte secondo le logiche del noir. Poi sfortunatamente c'è una seconda parte che manda un po' a puttane tutto ciò che di buono era stato costruito nella prima. Quindi lo metto tra i peggiori film del 2018 non perché sia veramente una monnezza in toto, ma perché sinceramente mi ha deluso molto rispetto alle aspettative che avevo. Alla fine è un prodotto comunque onesto, sicuramente non è alla stregua appunto di Natale a 5 stelle de merda, ma è un film che comunque mi ha deluso fortemente perché rispetto alle premesse che c'erano mi ero fatto delle aspettative molto alte, che nella prima parte mi ero detto cavolo, cioè stanno giocando di fatto con una serie di tematiche, anche perché poi è questo l'interessante, che trattano tematiche che vanno dallo scambismo all'utilizzo di droghe, tutta una serie di cose che comunque non è che sono proprio le tipiche tematiche, no, che tratti in un film italiano comico così, che comunque vuole essere anche leggero. Quindi di fatto c'erano una serie di tematiche molto interessanti che in una prima parte vengono anche gestite abbastanza bene e poi si manda tutto un po' a puttane, soprattutto la chiusurissima. La cosa che mi ha fatto molto ridere nel film però è che Scamarcio viene tipo buttato là sui posti, il nostro caro Scamarcio, testimone invisibile, carissimo, e di fatto Scamarcio c'è solamente nella scena iniziale e nella scena finale del film, ma proprio ci avrà, boh, 4 minuti di girato a farla lunga su un film comunque di un'ora e mezzo. È assurdo perché appunto sui poster e anche durante la promozione, no, Scamarcio comunque veniva un sacco pompato, probabilmente per cercare di tirare pubblico, chissà, Scamarcio tira ancora pubblico, questo non lo so, fatecelo sapere voi se avete dei dati a riguardo. Il terzo cesso dell'anno è Pupazzi senza gloria. Allora io lo dico, questo film l'ho visto palesemente in streaming illegale e ne sono, cioè intendo streaming legale ovviamente, e ne sono fortemente fiero, perché è un film per cui non spenderei un centesimo, cioè un film che andrebbe sotterrato, che andrebbe pisciato sopra e poi sopra crescerebbe qualcosa ovviamente di merdoso, e quindi abbatteremmo tutto, bonificheremmo l'area e poi ce ne andremo tutti a casa a mangiare un bel cinghialetto. Questo Pupazzi senza gloria è fastidiosissimo, in parte perché cerca di fare una sorta di Muppet da adulti, anche qua di giocare sul noir, ma male, malissimo, è una cosa imbarazzante. Poi in italiano sfortunatamente è stato doppiato da Maccio Capatonda, che invece di fare un doppiaggio prendere le battute, comunque adattare all'italiano, no, ci mette semplicemente i suoi scopare, tagliamo un po'. No, ma perché? Cioè io mi rendo conto che sarà stata anche un'esigenza dei distributori, che avranno detto così vendiamo meglio il film, ci mettiamo con la voce di Maccio Capatonda sul trailer pieno delle battute di Maccio Capatonda, tutti ah 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 Maccio Capatonda, andiamo a vedere il film con Maccio. Ma non dovrebbe essere questo. Il problema è che anche se non fosse stato doppiato da Maccio Capatonda sarebbe stato comunque una merda
colossale, perché è un film con una trama imbarazzante, con una soluzione idiota, un film che non sa far ridere e vorrebbe far ridere, un film che non sa mettere in scena l'intreccio noir e vorrebbe fare il noir. Quindi dimmi tu perché cazzo dovrei vedere sto film de merda. Andiamo avanti con una cosa che ci fa un attimo scaricare, perché tra i peggiori film del 2018, ma non è così pessimo come il precedente, ed è Hellfest. Qua andiamo appunto a un altro slasherone, nei migliori film ho messo Halloween, che è uno slasher fatto ad hoc secondo gli stilemi classici. Hellfest è un slasher che di fatto riprende appunto la struttura classica, ma lo fa con fare molto pigro, non lo esegue benissimo, ci sono un sacco di incongruenze, di cose totalmente a caso, e soprattutto il film lo ritengo molto debole anche nella sua capacità di intrattenere, perché di fatto Hellfest, che è un film ambientato durante questo festival che si chiama Hellfest, una serata durante il 31 ottobre in cui in questo mega parco ci sono tantissime attrazioni per spavento, questo gruppo di amici va là e c'è anche questo serial killer che va in questi Hellfest in giro e ammazza la gente totalmente a caso. Quindi qual è il discorso? Qua c'è uno slasherino fatto per il gusto di fare uno slasher. Il problema qual è? Che l'ambientazione potrebbe anche funzionare, ma viene gestita male, i personaggi sono tutti fastidiosissimi e soprattutto le morti sono pigre, cioè io da uno slasher che non ha pretese, in cui non c'è neanche l'obiettivo di scoprire chi è l'assassino finale, perché alla fine l'assassino non è nessuno che conosciamo, non lo vedremo mai neanche in volto, mi aspetto almeno una creatività delle morti, no? Delle morti magari forti, stile Final Destination, che comunque è una cagata, ma quello per cui ti dà gusto vederla è anche la morte particolare. Qua invece sono tutte abbastanza banali, abbastanza semplici, cioè sì, ti infilo una siringa nell'occhio, ok stellino, ma perché ti devo vedere? Allora, sono usciti così tanti slasher tra gli anni 70 e gli anni 80, nella fase d'oro degli slasher, che riproporlo oggi con la stessa struttura, senza cercare un minimo di innovare, di osare magari nella esagerazione, quindi andare nel gore più totale, oppure nel reinventarsi, non ha di fatto senso, perché ovvio, cioè tutti noi amanti del genere, che ci piace l'horror, che ci piace lo slasher, ci divertiamo a vedere lo slasher, ok, ma preferisco mille volte rivedermi un film che ho già visto, ma che so che comunque mi fa divertire, piuttosto che un film che alla fine dico, meh, cioè, non mi sono neanche divertito, cioè dovrebbe essere un baraccone che comunque mi porta a un certo intrattenimento, no? Che esco comunque gasato della serie, sì, ho visto una stronzata, però insomma è stato carino, invece qua non c'è, quindi mi dispiace, ma Hellfest è stata una delle maggiori delusioni di questo 2018, non è che ci riponessi chissà quali speranze, però di fatto potremmo anche smettere di produrre questi orrorini un po' fiacchi. Torniamo in Italia con La profezia dell'armadillo, una monnezza veramente inguardabile, un film pigro tratto dalla graphic novel di Zero Calcare. E intanto il primo errore secondo me è il voler pensare che il medium sia lo stesso, cioè di fatto è un copia e incolla della graphic novel su film, aggiungendo una serie di scene che non c'erano sulla graphic novel per dare l'impressione che ci sia una trama orizzontale, che di fatto c'era anche nella graphic novel, ma che è una serie di sketch. Anche qua viene riproposta una serie di sketch totalmente a caso, ed ha veramente fastidio, in parte perché comunque gli interpreti non divertono, non convincono, in altra parte perché quello che funziona su carta non necessariamente funziona su pellicola, e questa è una cosa che dobbiamo capire, che doveva capire già Snyder con Watchmen, e che a quanto pare non abbiamo capito neanche qua in Italia con La profezia dell'armadillo. Un film veramente inutile, leggetevi la graphic novel, e per di più non capisco perché hanno dovuto prendere proprio La profezia dell'armadillo. C'erano tutta una serie di storie, di graphic novel, da Un polpo alla gola a Dimentica il mio nome, di Zero Calcare stesso, che potevano essere trasposte benissimo, perché c'era una storia che andava da A a B e c'erano pochissimi intramezzi. Invece hanno preso la graphic novel prima, con tutta una serie di sketchini, e l'hanno riproposto così, come se il cinema potesse essere le comiche. Sfortunatamente le comiche non funzionano più. Passiamo a un'altra monnezzona dell'anno, sempre horror, e è The Nun, lo spin-off della saga dell'evocazione, dedicata al demone che ci veniva presentato su The Conjuring 2, se non sbaglio, ed è un film discretamente di merda, perché è il tipico horrorino senza particolari plausi, che punta tutto appunto sugli spaventi, sul pubblico giovanile. Ci sono appunto questo prete e questa suora che vanno in questo convento,
dove c'è stato un omicidio. Sono state aperte delle porte, diciamo delle porte mistiche da cui è uscito questo demone, che ha preso le sembianze insomma di suora. Insomma è una merda, non c'è molto da dire, è una merda che punta sui classici stilemi dei film comunque in cui ci sono i demoni, altre solite croci che si rigirano, le solite stronzatone. Sinceramente mi ricordo talmente poco, perché ho solamente una scena che comunque è pseudo imbarazzante, ma è forse la meno monnezza, che è quella con le campanelline. Ci sono i morti con le campanelline che si risvegliano, però è veramente un film pigro, perché anche gli altri spin-off di Annabelle erano abbastanza una merda, soprattutto Annabelle 1 era una monnezza totale, il 2 si salvava un pochino già di più, ma questo di Nanna riporta il discorso totalmente in basso, non riesce a sorprendere minimamente, non c'è motivo per cui vederlo. È un film che vuole semplicemente allungare il brodo, è un film che vuole semplicemente fare i money l'ha fatti, quindi basta così, non lo guardiamo più, dimentichiamocelo e ciao. Andiamo avanti con le grandi delusioni tra peggiori film del 2018. Io ho messo anche Loro di Paolo Sorrentino. Bene, sì, questo lo faccio un po' a mo' di provocazione, perché comunque ovviamente non è un film pessimo, ma è un film che mi ha deluso veramente tanto rispetto alle aspettative che avevo, in parte perché comunque ritengo che la storia di Berlusconi, e lo dico da persona che non è assolutamente di destra, ma la storia di Berlusconi potesse essere di fatto una storia interessante da portare su schermo in un determinato modo, che però non è sicuramente questo. Ho preferito molto di più il modo in cui ci ha giocato indirettamente Nanni Moretti nel Caimano. È un film che intanto pecca di voler fare il solito Sorrentino, cioè Sorrentino che fa se stesso e vuole fare il fighetto perché sa di poterselo permettere, sa che ormai viene visto come un autore e quindi smarmella e apre tutto eccessivamente. Un film che non doveva intanto, diciamolo, di essere diviso in due parti. Loro parte 1 e parte 2 poteva essere benissimo un film unico e sarebbe stato molto meglio, molto molto meglio. Infatti all'estero è stato distribuito in versione unica, tagliata, e è così che doveva uscire, perché questa divisione in due parti non ha senso. Non ha senso perché la prima parte è lunghissima e inutile, non perché manchi la figura di Silvio tranne fino nella parte finale, ma perché proprio è noiosa, presenta una serie di personaggi in maniera troppo lenta, e la seconda parte diventa un grande cicciaticcio dove si vedono zinne culi, ma dove l'approfondimento di fatto della persona, della decadenza, non c'è così forte. Ripeto, se fosse stato tutto condensato in un unico film in due orette sarebbe stato sicuramente un film almeno più piacevole. Invece così è stata una grandissima delusione, perché ti vedi la prima parte e dici boh, cioè è talmente inutile la prima parte che tu dici, arrivi alla fine, dici io con questa prima parte non posso dire un cazzo, o è un capolavoro o è una merda, ok? Perché è una parte che non sta a sé stante come Kill Bill o altri film, quindi è fastidiosissimo, perché sai che fino a che non ti vedrai Loro due non potrai neanche avere un'idea sul film, ok? E quindi no, assolutamente Paolo Sorrentino mi ha deluso tantissimo, anche perché poi ricomponendo il tutto dico beh, non c'era motivo per cui dividerlo in due parti, non c'era motivo per farlo così lungo, e quindi sinceramente una grandissima delusione. Continuiamo tra le delusioni dell'annata e ho La prima notte del giudizio. Mi dispiace perché io sono un grandissimo fan della saga di The Purge, sarà già uscito anche il video in cui parlo della prima stagione della serie TV tratta da The Purge, quindi è una serie a cui sono affezionatissimo. Sinceramente questo capitolo, La prima notte del giudizio, The First Purge, mi ha deluso molto. Mi ha deluso molto perché in Election Year già era stato portato avanti ancora di più rispetto che ad Anarchia il discorso sociopolitico che sottendeva alla notte dello sfogo, e qua di fatto vogliono puntare molto, rappresentando La prima notte dello sfogo, su questo discorso. Il problema qual è? È che non puoi fare un film in cui semplicemente il messaggio che vuoi mandare è forte, in cui punti su protagonisti afroamericani, punti sul mostrare appunto le classi più povere, che è fantastico, ok, è bello il messaggio che vuoi inviare, ma non può essere tutto là. Il problema è che il film pecca là, cioè pecca nella trama, cioè porta avanti un discorso molto
molto interessante sul fronte della povertà, delle minoranze, della classe politica e della gestione di queste minoranze, in relazione anche a tutto il discorso che è avvenuto appunto nelle notti successive poi con lo sfogo, ma lo fa con una trama becera, senza un quid che gli dia veramente brio, con queste gang che poi si organizzano, tutti fanno, proprio diventa una tamarrata, ed è questo il grande problema, che porta avanti un bellissimo discorso per quello che riguarda il contenuto, ma la forma in cui viene messo in scena è debole perché la trama che lo sostiene è molto debole. Quindi mi dispiace, ma questa prima notte del giudizio è stata una grandissima delusione e quindi deve finire necessariamente tra i peggiori film del 2018, non perché sia veramente pessimo, ma perché è stata una grandissima delusione, perché rispetto al resto del franchise l'ho visto come un passo indietro. Torniamo con la merda più merda e andiamo a parlare di uno dei probabilmente tra i peggiori, se ci fosse stata, ripeto, una classifica per ordine, questo sarebbe stato sicuramente proprio raso terra insieme a Natale 5 Stelle, ed è Obbligo o Verità, un film horror ignobile, un film che ti prende per il culo, un film che intanto, cioè, puoi basare un film sul semplice gioco Obbligo o Verità? Sì, perché il presupposto è tu giochi a Obbligo o Verità in un particolare luogo strano, creepy, e là praticamente c'è un demone che si è impossessato del gioco. Adesso, questa cosa mi dava un sacco fastidio, sinceramente, perché uno può dire, ah, una figata, un demone che sta in gioco. No, invece non è divertente. Per di più il film è il tipico film fatto per i 13 anni che vanno al cinema. Mi dispiace, ma è il tipico orrorino che punta tutto, capito, sullo spavento facile. È un film che avessi visto, ripeto, a 12 anni, probabilmente avrei detto, wow, che figata, demoni, cose, tamarrate, eccetera. Invece, visto da adulto, appunto, ed appassionato del genere, che ormai ha macinato e macinato film horror, questa è una vera monnezza. Per di più non è divertente, il montaggio è veramente schizofrenico, a cazzo di cane, salti temporali, non ce ne frega un cazzo, e il finale è una delle puttanate più grandi che abbia mai visto, dove queste due stronze, pur di salvarsi, rimangono solo loro due, o forse non erano due ragazze, vabbè, comunque rimangono in due, e pur di salvarsi ste puttane fanno un video dove invitano tutti gli altri a giocare a Obbligo e Verità. Praticamente attraverso questo video che vedono tutti iniziano a partecipare a questo gioco, e quindi tutti dovranno giocare a Obbligo e Verità e potranno morire, cioè tutta la popolazione mondiale che ha visto questo video. Ma tu sei una puttana, per salvarti metti a morire tutte le persone, perché dice, almeno prima che fanno il giro del turno tutti gli altri, io intanto mi sono sposato, fatti figli, fatti cazzo. Ma tu sei una stronza, ma vaffanculo, ma che vuoi il Dima? Ma un film hanno un messaggio bruttissimo anche nella fine, io veramente non c'ho più da dire, basta, andiamo avanti al prossimo, per favore. No, questo io non ce la faccio, mi dispiace, no? Ok, allora, ne parlo, ma lo facciamo così al volo e poi ci dimentichiamo anche di questo film, va bene? Va bene? Perfetto, andiamo avanti con un'altra monnezzona che mi ha fatto molto molto cagare, che è La forma dell'acqua di Guillermo del Toro. Io odio del Toro, lo dico apertamente, quindi se vi piace mi dispiace, a me sinceramente, e quindi mi rendo conto che sia in questa lista probabilmente anche perché parto da un punto di vista soggettivo in cui non mi piace la sua messa in scena, non mi piacciono le storie che mi racconta, quindi non ho minimamente quell'interesse in quella storia fiabesca, anche perché ritengo che comunque un'evoluzione della fiaba sia spesso anche lo slasher, comunque tutto il genere horror con una certa trama, ma questo è un altro discorso. Comunque The Shape of Water è veramente una gran pugnetta, un film buonista, un film inutile, un film che punta tutto semplicemente a vincere i premi dell'Academy, infatti ha vinto diversi Oscar, ma è un film veramente veramente che stai là e guardi, è la solita storiella del cazzo d'amore. Per di più quello che mi ha dato fastidio sono tutta una serie di incongruenze a livello di trama interna, ma ripeto, l'eccessivo buonismo che c'è, perché vengono trattati tutti i temi caldi della società adesso, tutti in maniera buonista, non è possibile, mi dai fastidio del Toro, mi dai fastidio, ti prego, facciamo che io non vedo più i tuoi film, non ti critico, tu non mi caghi il cazzo a me, basta, ok? Siamo contenti così, la devo smettere, lo so, è colpa mia che continuo a guardarli, lo so, mi prendo le mie responsabilità, Guillermo, scusa. Andiamo avanti, altro pippone enorme che invece è stato apprezzatissimo dalla critica, che è The Post di Steven Spielberg. A me Steven Spielberg comunque gli riconosco
grandissimi film, un grandissimo autore sicuramente, ma ultimamente secondo me non è che si destreggi più di tanto. Questo The Post è la tipica storia americanata che poi lancia là alla fine anche un appoggino allo scandalo Watergate, quindi se vogliamo tutti gli uomini del presidente, fastidiosissimo per chiudere il film, che io sono là tipo no, basta, ti prego. È un film assolutamente palloso, mi dispiace perché comunque c'è un Tom Hanks che non emerge minimamente e soprattutto una Meryl Streep che tutta dirà finalmente si fa vedere un personaggio donna forte, quant'altro, che prende decisioni. Raga, ma Meryl Streep starà per la prima metà del film addormentata, starà tipo oh, non capisco, eccetera. Ma in sostanza, ma che immagine di donna forte è questa? Ma ci sono tantissimi film migliori di questo per una figura di donna che potrebbero anche essere espanse nel mercato mainstream, ma non The Post con Meryl Streep, che ripeto, anche quando prende la decisione di pubblicare questo articolo che non andava pubblicato perché c'erano tutta una serie di problemi, ma lo fa che sembra quasi neanche lei avesse la voglia e neanche ci crede. Io veramente non capisco perché questo film è stato amato così tanto. Poi c'è la classica messa in scena, la Spielberg classica, super americanata, che vuole dire semplicemente americani do it better. No, mi dispiace, ma io non ci sto. Andiamo ancora avanti, un'altra monnezzona, a me aveva fatto cagare anche il primo capitolo, ma questo, Il ragazzo invisibile seconda generazione, è veramente una monnezza epica, che penso abbia fatto schifo anche a chi ha visto il primo film e l'aveva apprezzato. È veramente inutile, non è così che si fa un film di supereroi, non è così che dobbiamo fare un film per supereroi per ragazzi soprattutto. Sì, io odio i film di supereroi, l'abbiamo capito, ma non è qua il discorso. Mi dispiace, io mi sono anche addormentato da metà film in poi, non l'ho finito, quindi, ebbene sì, lo ammetto, non ho avuto minimamente l'esigenza di rivederlo, mi sono fatto raccontare il finale, ho detto ah, ok, basta. Quindi assolutamente tra i peggiori film del 2018, Il ragazzo invisibile parte 2. Ah, adesso abbiamo due titoli Netflix che sono stati veramente delle monnezze. Iniziamo subito con The Open House, questo film di merda che vorrebbe essere un thrillerino che richiama quasi a Teen Terror, che è stato uno dei prodotti più inguardabili dell'intera stagione. Poi venitemi a dire che Netflix produce sempre la roba buona. Netflix produce tanta roba buona, ma anche un botto di merda, come ho già detto in altre occasioni. Quindi questo è uno degli esempi della monnezza che fa Netflix. The Open House è un film noiosissimo, un film che non aveva senso di esistere, un film con un finale poi assurdo che tu dici almeno ho visto un'ora e mezzo di film, dammi un finale che abbia un senso di esistere, e invece no. Quindi che dire, semplicemente c'è dentro sta casa sto tipo che si nasconde e poi alla fine uccide sti tipi che stavano là dentro. Questo quando si era infiltrato quando facevano la visita delle case. Ops, ho fatto spoiler? Sì, perché questo film non deve essere visto da nessuno, perché voi vi dovete salvare, perché un'ora e mezzo del vostro tempo vale molto di più. Ma state un'ora e mezzo a guardare i cantieri, state un'ora e mezzo a masturbarvi, state, fate qualcos'altro, un'ora e mezzo, non so, fatevi una torta, fatevi un panino, cercate di leccarvi il gomito, ma vi prego, non guardate questo film! Ma tranquillizziamoci per il secondo cesso Netflix, che è Cloverfield Paradox. Allora, Netflix qua l'ha solamente distribuito, va detto, perché è stato distribuito e acquisito da Netflix, probabilmente perché sarebbe stato un floppone al cinema. E è un film veramente di merda, un film brutto che riporta Cloverfield in basso. A me mi dispiace perché comunque il primo Cloverfield non l'avevo adorato, ma 10 Cloverfield Lane lo ritenevo un ottimo film di genere, che poi sfociava appunto nella parte finale per ricollegarsi all'universo di Cloverfield un po' così. Però comunque mi era piaciuta l'idea di poter vedere film di genere diversi che poi si ricollegavano a questo Cloververse. Qua la merda più totale, perché è un film che si vede che ha avuto un sacco di problemi a livello di scrittura, è un film debole, un film noiosissimo, ambientato appunto in questa stazione spaziale, ma ce ne sono molto meglio che trattano i temi simili. Pensiamo semplicemente anche a Event Horizon, e sinceramente qua si vede che è fatto male, è fatto semplicemente per cercare di dare delle spiegazioni all'interno dell'universo di Cloverfield,
ma lo fa anche qua male. Per carità, l'unico lato positivo che ci ho visto è che vengono date alcune spiegazioni sul perché ci sono poi diverse linee temporali anche in cui sono presenti questi mostroni, no, di Cloverfield, e perché arrivano de botto a cazzo dei cane, e soprattutto apre la possibilità di fare film anche ambientati prima, dopo e quant'altro, perché è stato proprio un problema di, diciamo, squarcio temporale, ok? Di mix tra vari piani temporali, tra varie dimensioni. Il problema è che appunto tutto il resto è merda. Mi dispiace perché comunque secondo me l'idea dell'universo di Cloverfield può essere interessante, ma andrebbe gestita meglio. Overlord non ce l'ha fatta alla fine a entrarci, alla fine è stato deciso di farlo da solo, sinceramente è stato comunque una merda anche quello, quindi chi lo sa, magari sarebbe stato un pochino più decente ricollegandolo all'universo di Cloverfield. Comunque questo Cloverfield Paradox è veramente una grandissima delusione, quindi lo mettiamo tra i peggiori film del 2018. Chiudiamo con un film che ho visto in extremis, perché ieri sera mentre guardavo tutti questi film usciti nel 2018 per capire quali erano i flop e i top del 2018, mi sono imbattuto in questo film di cui mi ricordavo il trailer, che è Game Night, e mi sono detto, cazzo, non l'ho mai visto. Effettivamente c'erano un sacco di altri film che potevano essere una monnezza, ma questo era l'unico che dicevo, boh, però, cioè, vedo un sacco di recensioni positive, sarà una merda e la gente dice stronzate, o potrebbe essere veramente decente, perché le premesse mi sembravano una grandissima inculata, e infatti è una grandissima inculata a sangue, con sabbia annessa e senza un minimo di lubrificazione. A me dispiace, perché comunque a me Jason Bateman mi fa ridere, ok, come personaggio, perché, capito, c'ha quella faccina un po' così da poraccio, da bravo ragazzo, eccetera, quindi dove me lo metti in questi contesti, come in Come ammazzare il capo e vivere felici? Mi piace, nel senso, lo ritengo comunque un buon attorino comico, così, per farci qualche risata, e comunque non è che nego questo cinema comico, diciamo, vogliamo, più leggero, ok? Ripeto, Come ammazzare il capo e vivere felici a me ha fatto ridere, mi è piaciuto, quando posso me lo rivedo con piacere, la stessa cosa film come Ti spaccio la famiglia, ma in questo caso questo Game Night è veramente una cosa abbastanza imbarazzante, in parte perché ha queste premesse un po' così simpatiche, per carità, cioè queste persone che si ritrovano una volta a settimana per fare una serata giochi a casa di una coppia. Una sera arriva anche il fratello di lui, di Jason Bateman, a giocare, e dice: prossima settimana da me facciamo un gioco assurdo, cioè chiamo praticamente degli attori che inscenano un rapimento e noi dobbiamo scoprire appunto la soluzione del mister attraverso una serie di indizi. Alla fine però in realtà questo fratello viene veramente rapito dai criminali. Cosa vorranno, cosa non vorranno, si andrà appunto a scoprire e dipanare tutta la trama. Il problema qual è? La premessa, volendo anche caruccia, ok? Anche caruccia. Semplice, ma anche caruccia. Poi io sono appassionato di giochi da tavolo, ok? Quindi ho detto, cavolo, sai, magari potrebbe essere interessante cercare di mettere in mostra anche il nostro universo, no? Quello delle serate gioco, eccetera, eccetera. Qua ovviamente viene fatto con i soliti giochi, tipo appunto Scarabeo, Tabù, eccetera. Quindi molto basic. Però lo capisco, comunque è un film per il grande pubblico, ok? E va benissimo. Il problema è che la trama è molto fiacca. Al di là che c'è tutta la prima fase in cui loro pensano che ovviamente il fratello sia stato rapito per scherzo, sia parte del gioco, quindi vanno in giro a cazzeggiare con le pistole e altro, e poi alla fine scopriranno, invece, alla fine, insomma, a un quarto del film scoprono quello che sta succedendo, e quindi inizia tutta la parte un pochino più mystery del film, no? Il problema è che è un film che non fa ridere, intanto. Una commedia che non fa ridere già non mi piace. In secondo luogo ha una serie di interpreti che vengono, secondo me, sottousati, nel senso che hanno del potenziale comico, ma che non lo riescono mai a esprimere neanche a livello di appunto comunicazione non verbale. E soprattutto una trama imbarazzante nella sua evoluzione, perché ci sono una serie di colpi di scena che danno proprio fastidio, perché c'è il primo colpone di scena che io avevo dedotto da subito, perché cioè è talmente palese quel colpo di scena che ti presentano un personaggio appunto come super inquietante, capito? E dici, oh, chi avrà organizzato tutta sta roba? Chi sarà sto tipo? Chi non sarà? E infatti era proprio lui. Colpo di scena, e poi c'è il colpo di scena sul colpo di scena, che serve semplicemente a stupire chi non si era già stupito al primo colpo di scena, che dice, ah, ma avevi capito che era un suo piano, ma adesso ti faccio fare il super colpo di scena. Un super colpo di scena inutile che apre una sequenza finale comedy action veramente imbarazzante. Cioè, se volete fare un film comedy che ha della buona dose di action, dovete prendere un regista che sa gestire le scene d'azione, e soprattutto dovete saper scrivere delle buone scene d'azione. Quindi una grande delusione
recensione, un film veramente inutile che non capisco perché è stato tantissimo elogiato dalla critica, ma veramente tanto. Io ho trovato un sacco di recensioni positive dei critici su IMDb, sui siti italiani, su Rotten Tomatoes, e io non capisco sinceramente perché uno dovrebbe pensare che questa è una commedia brillante e divertente. Sinceramente guardatevela, fatemi sapere poi se a voi è piaciuta, perché secondo me è una gran cagata, una cazzatona che, ripeto, rispetto alle cazzatone americanate che fanno ridere anche me, sinceramente in questo caso abbiamo un film che dopodomani io già mi sarò dimenticato totalmente e sono contento di dimenticarmi. Siamo giunti alla fine di questo fantastico viaggio nei peggiori film del 2018. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a qua. Al solito qua sotto potete mettere like, dislike, iscrivervi al canale, scampanellare così che io possa arrivarvi insidioso tra le notifichine. Se c'è qualche film che è tra i peggiori che non ho citato, potete scriverlo nei commenti qua sotto. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro probabilmente un buon 2019, un buon anno nuovo, perché penso che questo video uscirà come ultimo video dell'anno. Noi ci vediamo l'anno prossimo con un nuovo video. Io vi ringrazio ancora e baci baci.